Oggi parliamo della vocazione di Gesù e della vocazione dei primi discepoli, in particolare del nostro patrono San Pietro, per parlare della nostra vocazione. Gesù sa che tra i suoi discepoli c'è il Messia. È venuto di nascosto. Non è che fosse anche lui discepolo, era un oscuro carpentiere di Nazareth. Non aveva tempo di fare il discepolo di Giovanni Battista nella vita precedente. C'era troppo da lavorare, portare avanti tante cose, impegni della vita quotidiana. Ma non si è accorto chi è. Gesù era un suo parente, ma solo in quel momento Giovanni si rende conto che è lui l'uomo che tutti attendevano. Si ricorda, di qualcosa di speciale che è avvenuto il giorno prima, quando dopo il battesimo Gesù era in preghiera. Forse Giovanni è stato così colpito da questa scoperta che non avrà dormito, avrà passato la notte in bianco. Lo vede passare, lo osserva meglio e conferma la sua intuizione. Ecco l'agnello di Dio. E due discepoli decidono di cambiare maestro. Gli vanno dietro. Uno era Andrea, l'altro molto probabilmente era Giovanni l'Evangelista. Attenzione, non è Gesù che ha scelto i suoi primi discepoli, ma sono loro che hanno scelto Gesù. Gesù in quel momento non era ancora interessato ad avere discepoli, forse non si sentiva pronto ad essere maestro. Sono i discepoli che lo costringono a diventare maestro. E qui capiamo qualcosa sulla vocazione. Per ricevere la chiamata di Dio non aspettatevi una voce dal cielo. Certo, Gesù l'ha anche ricevuta, ma non è stata quella la scintilla che ha fatto nascere tutto. Non aspettatevi un'intuizione particolare. Sì, a volte capita qualcosa che ti nasce dentro. La vocazione, la chiamata di Dio arriva attraverso dei volti di persone di cui Dio ti chiede di prenderti cura. A volte sono questi volti che ti vengono a rompere le scatole, come a Gesù. Gli vengono dietro e lui si ritrova lì. Ecco la chiamata, ecco che Dio mi... E subito dopo ci sarà anche la spintarella di sua mamma, sapete, le nozze di Cana, eh? Non è ancora giunta la mia ora, fate quel che vi dirà. L'incontro con Gesù è un'esperienza così toccante di cui ti ricordi anche l'ora. Erano le 4 del pomeriggio, annota l'Evangelista, lui che era uno dei due. Gesù ha un'umanità così straordinaria che colpisce senza bisogno di parole. Tanto che subito Andrea va da suo fratello: abbiamo trovato il Messia. Non è che Gesù avesse fatto dei miracoli, dei grandi discorsi. Gesù è talmente uomo che non può essere che il figlio di Dio. E qui vorrei sottolineare un particolare che riguarda il nostro santo. Sapete che lui non si chiamava Pietro. Tra l'altro noi abbiamo un po' reso addomesticato questo nome, ma letteralmente sarebbe Kefa, vuol dire sasso, pietra. Poi noi l'abbiamo reso un nome che siamo abituati. Lui si chiamava Simone. Cambiare il nome è una grande pretesa, perché chi è che ti dà il nome? Il papà e la mamma, i genitori.
Ecco, uno che ti cambia il nome vuol dire che pretende di essere perlomeno allo stesso livello dei tuoi genitori. Gesù pretende di avere con te un rapporto così stretto come ce l'hai con tuo padre e tua madre. Cambiare il nome è anche qualcosa che ha a che fare con Dio. Ecco che già manifesta la sua natura divina Gesù. O qualcuno che non crede che Dio, la sua pretesa, almeno è innegabile, A, che Gesù è esistito, B, che pensava di essere Dio. Quello non si può negare. Allora poi la vostra scelta, ci aveva torto o ci aveva ragione? Quello sta alla vostra scelta, dovete valutare cos'è meglio. Ma le prime due sono fatti storici, non si possono negare. Primo, che Gesù è esistito, secondo, che pensava di essere di natura divina. Lo dice continuamente, lo dice anche qui, perché chi è che cambia il nome? È Dio. Non è Dio che cambia il nome ad Abramo? Prima si chiamava Abram e dopo Dio lo chiama Abramo. Pensate, Giacobbe, il nipote di Abramo, prima si chiamava Giacobbe e dopo Dio lo chiama Israele. E quello è il nome che è rimasto, infatti ancora oggi lo si chiama il popolo di Giacobbe, ma il popolo di Israele. Ecco, questo cambiare il nome significa una nuova nascita. Abramo era un po' scoraggiato dalla vita, non poteva avere una discendenza, il Signore gli aveva promesso questo ma non arrivava, e morirò vecchio, lascerò al mio maggiordomo l'eredità. Anche suo nipote Lot, non è lui l'erede, non è possibile andare d'accordo, insomma tutto va rotto lì. Ecco, ma lui ha fede. E allora a un certo punto è una nuova nascita. Con la nascita di Isacco, ecco che comincia una nuova vita. Il Signore, quando sei, dici, hai perso ogni speranza, riesce a darti una nuova speranza. Giacobbe non ha cominciato tanto bene la sua vita, sapete, subito il litigio con suo fratello Esaù che voleva ammazzarlo, tra l'altro perché lui gli aveva rubato la progenitura, gli aveva rubato la benedizione di suo padre Isacco d'accordo con la madre, quindi se ne deve scappare, se ne deve tornare a Carran nel nord della Mesopotamia, da dove veniva il suo nonno. E lì tutto un pasticcio, deve lavorare per Labano per avere la moglie, ma alla fine gli dà la moglie sbagliata. Tutto, conoscete la storia, una storia con tante, non sembrava proprio lui che avrebbe portato avanti la promessa. E anche quando era vecchio, dicono che suo figlio è morto, gli altri fratelli invece l'hanno venduto schiavo in Egitto, sapete la storia di Giuseppe. Ecco, tu sarai Israele, tu sarai il padre di un popolo. Quando Dio irrompe nella tua vita, c'è sempre un nuovo inizio, c'è sempre una nuova nascita. E qualche volta addirittura è significata da un nuovo nome che ti viene dato, no? Come nel caso di Pietro. Ma anche se il nostro nome non è cambiato, qualcosa è cambiato quando abbiamo incontrato Gesù Cristo. Se vai in certi paesi come la Cina, dove ci sono, sapete, più cristiani in Cina che in Italia, no? Perché sono più di 100 milioni i cristiani. Ecco. Sapete che quando incontri un cinese, come ti chiami? Mi chiamo Giuseppe, mi chiamo Francesco, mi chiamo Anna. Ma non c'hai il nome cinese, Deng Xiaoping, non c'hai quel nome tutto musicale? Quello lì era il capo del partito
non so se lui si è battezzato, e penso di no. Certo, quello è il mio nome civile, ma il mio nome da cristiano, quindi là se ricevi il battesimo cambi il nome, da noi no, non lo cambiamo il nome, ma in qualche modo cambia qualcosa. La vocazione è sempre qualcosa che ci cambia. Vedete, tutti avete ricevuto la vocazione cristiana, la vocazione a essere famiglia cristiana, la vocazione a vivere, a testimoniare il Vangelo con il mio lavoro, con le mie cose quotidiane. Non c'è solo la vocazione a farsi prete. Ecco, con la vocazione, con la chiamata, Gesù ti dice il tuo vero io. Scopri perché sei al mondo, perché cosa sei nato. È una cosa grande. E forse sono tante le vocazioni che il Signore ci dà, come l'ha data a Samuele sin da piccolo, che aveva la tua età, penso. No, Samuele, sì, Samuele, giusto. Attenzione, vorrei anche dire qualcosa sul nome Pietro. Il significato della pietra può avere un significato negativo e un significato positivo. Ecco, Gesù dà un nome pietra che è ambiguo, perché pietra può significare il cuore di pietra. Vi ricordate che il Signore dice: non abbiate un cuore di pietra, vi darò un cuore di carne. E col cuore ostinato, il cuore che non vuol cambiare. E qualche volta Pietro ha avuto un cuore di pietra. Vi ricordate, quando ha abbandonato Gesù sotto la croce, non è riuscito. Quando gli ha detto: no, tu non soffrirai, tu non morirai. Ecco, non ha capito in quel momento. Tante volte Pietro ha fatto fatica, ha avuto un po' di ostinazione. Ma c'è anche un significato positivo. La pietra, la roccia è Dio. Ecco, Gesù, che è Dio, gli ha dato il nome stesso di Dio. E lui stesso spiega: su questa pietra fonderò la mia Chiesa. Quindi certamente la Chiesa, la nostra comunità, è fondata sulla roccia che è Dio, ma è significato da questa persona, e la vediamo oggi nel successore di Pietro, il Santo Padre. La chiamata di Gesù non è mai una predestinazione, non è per forza positiva. Certo, ti chiama qualcosa di positivo, ma dipende dalla libertà. Può essere un fallimento. Pietro poteva diventare un cuore di pietra, e a volte lo è stato. Oppure un miracolo divino, una roccia come Dio. E tu chi scegli di essere? Di essere un cuore di pietra o di essere pietra su cui Gesù fonda la sua Chiesa? Essere perno di comunità, essere testimone di Cristo. Tu sei Pietro, vale per lui ma vale anche per noi. Come il primo popolo di Dio prende il nome di Giacobbe, che Dio ha chiamato Israele. Il popolo di Israele. Ed ogni ebreo è un altro Israele, un altro Giacobbe. Così ognuno di noi è un altro Pietro. Pietro in fondo non è solo il nuovo nome di quel discepolo, ma è anche il nome di ogni discepolo di Cristo. Ognuno di noi è Pietro. E allora diciamo di sì. Signore, tu sei il nostro fondamento, tu sei colui su cui ci appoggiamo, ma forse anch'io posso essere pietra come te, posso essere un appoggio per qualcuno, posso essere generatore di comunità. E allora forse anche a me ci sono dei volti di persone, ci sono delle persone che mi seguono, come quei discepoli curiosi che andavano dietro a Gesù, e Gesù ha capito la sua chiamata. Forse tu mi stai chiamando a qualcosa attraverso i volti di una persona, il volto di una persona, di più persone che dicono: ho bisogno di te.
dimostrami che posso appoggiarmi su di te.